Io lo volevo sapere se aveva qualcosa da aggiungere il Pubblico Ministero a quanto aveva già detto. Va bene, quindi acquisiamo questa memoria che si allega al verbale e su cui vi sulle richieste vi è la riserva della Corte. E dopodiché diamo la parola all'imputato Rina che voleva rendere delle dichiarazioni spontanee. Prego, si può avvicinare al microfono. Presidente, buongiorno a lei e alla Corte. Buongiorno, prego. Può rendere dichiarazioni spontanee? Sì, signor Presidente, ci voleva dire che io l'altro giorno non ho potuto poi seguire il processo per l'interrogazione di onorato perché dovevo andare a colloquio e quindi non ho potuto. Però ho sentito che il signor onorato ha detto che si faceva aprire la cella e veniva a parlare con me perché io ci diceva di fare, di commettere delitti, questo e quello. Forse il signor Onorato manco sa come sono tenuto io in carcere. Io sono tenuto in carcere sempre in isolamento, dal primo giorno che sono entrato in carcere, non ho mai avuto contatti con detenuti. Dietro la mia porta, anche lì all'aula bunker, venivano messe delle guardie penitenziarie. Anche quando la scorta era dei carabinieri per l'aula, io veniva assegnato dietro la mia porta le guardie penitenziarie. E quindi lei di questo può prendere registri del carcere di Palermo. E quindi si vede se quei giorni, quando facevamo l'udienza del processo Lima, ci sono stato mai da solo, a parte che ci sono le telecamere. E questo, per parlare con me, nella mia cella dell'aula bunker c'era un vetro antiproiettore, quindi io per parlare con l'avvocato doveva essere autorizzato a citofonare di fuori dell'aula e io di dentro con un citofono, perché non si sentiva niente e lei può anche andare a fare sopralluoghi. Quindi questo signore onorato è tutta un'invenzione, è tutta una qualche cosa che io sono rimasto un po' sbalordito, perché lei, vedendo l'ordine di servizio delle guardie che erano addette a me, come ha detto l'avvocato questa mattina, che c'è un gruppo addetto a certi servizi speciali per quelli che abbiamo il 41 bis e poi ci sono 41 e 41. Io là c'è il 41 normale, io ho un 41 che ancora non ho potuto capire a che cosa significa questo mio 41, cioè isolato da tutti, isolato da tutto, non mi incontro mai con detenuti, sono sempre accompagnato in qualunque passo, in qualunque momento, dietro la mia porta posta alla giornata ci sono sempre tre guardie penitenziarie, come c'erano a Palermo, come c'erano nell'aula bunker se ne venivano due o ne veniva uno. Io per andare in bagno, signor Presidente, all'aula bunker, tutti potevano andare in bagno. Io per andare in bagno e per aprire la mia cella doveva venire il capo scorta, cioè lo spettore, prima che si aprisse la cella. Quindi come mai a onorato si aprivano la cella e entrava da me? Io ho finito, signor Presidente. Desidero che lei fa tutte queste accertamenti. Di questo che sto dicendo io desidero sapere, lei vedere se quando c'erano queste udienze del processo Lima, io, questo signore, poteva avere possibilità di entrare nella mia cella blindata. Con me non si poteva parlare perché non c'è stato mai, non sono stato mai da solo, dietro la mia porta, posto la giornata, ci sono sempre queste guardie penitenziarie, notte e giorno. Io sono guardato a vista 24 ore su 24 ore, signor Presidente, e desidero che lei faccia accertamento posto alla giornata e nel passato. Come sono stato tenuto, io sono 24 ore su 24 ore guardato a vista. Io ho finito, signor Presidente. Bene, la Corte. La ringrazio per avermi ascoltato, lei è la Corte. La ringrazio per avermi ascoltato, lei è la Corte, ma purtroppo queste cose io sono incredulo a dire che un pentito, che può un pentito venire a dire queste cose in aula, io sono incredulo, è una cosa che è cascato dalle nuvole, signor Presidente. Va bene, la Corte prende atto delle Buongiorno e la ringrazio. Buongiorno, prende atto Buongiorno e la ringrazio. delle sue dichiarazioni che restano ovviamente a verbale. Vi è già la riserva.